Cari amici, ieri il centrodestra è stato messo in minoranza dall'asse PD 5 Stelle con la stampella di Liberi e Uguali. 161 no contro 126 sì e Renzi esulta. Il tabellone del Senato dimostra che un'altra maggioranza è possibile. Renzi ha davvero tutte le ragioni del mondo per esultare, ha praticamente vinto un terno all'otto. Era morto e sepolto esattamente come Berlusconi e esattamente come Berlusconi, grazie a questa crisi, è tornato al centro della scena politica. Ha irriso la linea di Zingaretti, anzi ha proprio calpestato Zingaretti e si è ripreso il PD. E d'altronde Renzi è il proprietario del PD esattamente come Berlusconi è il proprietario di Forza Italia. Insomma, PD e 5 Stelle fanno le prove tecniche per l'inciucio e d'altronde quella del PD e dei 5 Stelle è l'unica maggioranza possibile al momento e lo sa bene Salvini che ieri ha fatto il gesto di disperazione, un gesto di vera disperazione, cioè ha proposto di approvare subito il taglio dei parlamentari ed immediatamente dopo andare al voto. E questo è impossibile perché cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che adesso si vota il taglio dei parlamentari, che però viene congelato perché subito dopo si va alle elezioni e si elegge un nuovo governo, che resterebbe in carica 5 anni. E il taglio dei parlamentari quindi avverrebbe fra 5 anni. E infatti Mattarella ha escluso questa ipotesi proprio perché se si effettua, se si approva il taglio dei parlamentari, poi c'è bisogno di almeno un anno anche per riscrivere la legge elettorale. Di Maio nega di volersi sedere al tavolo con Renzi, ma di fatto sono già seduti al tavolo insieme, perché solo 5 Stelle, PD e Liberi e Uguali insieme possono dar vita ad una maggioranza e quindi sostenere un nuovo governo alternativo ed impedire così di andare a nuove elezioni. E quindi che succede? Le elezioni ad ottobre sembrano sempre più lontane e la colpa, la responsabilità è tutta di Salvini, che avrebbe dovuto chiedere prima, far cadere prima il governo se voleva avere qualche possibilità in più di andare al voto subito, come ha precisato lo stesso Giorgetti e che per di più ha anche detto che la scelta di sfiduciare Conte l'ha presa Salvini da solo e che quindi la responsabilità di questa scelta è tutta di Salvini. Di Maio, per evitare di dire che sta dialogando con il PD, ha detto che lui vuole solo il taglio dei parlamentari e poi si può andare al voto. Però, come abbiamo visto, tra il taglio dei parlamentari e le nuove elezioni deve passare circa un anno e quindi questo è come dire di non volere andare a nuove elezioni, almeno non volerci andare subito. E d'altronde Di Maio può contare ormai solo sull'aiuto del PD e di Liberi e Uguali per impedire nuove elezioni che in questo momento sarebbero devastanti sia per il PD che per il Movimento 5 Stelle. Quindi vedremo quello che succederà. Innanzitutto vedremo se Conte verrà sfiduciato, perché se venisse graziato, se non venisse sfiduciato, allora in quel caso Mattarella potrebbe pensare anche ad un Conte bis sostenuto da Liberi e Uguali, PD e 5 Stelle, oppure un governo sempre sostenuto da questi partiti ma con un altro presidente del Consiglio e questo governo durerebbe almeno, rimarrebbe in carica almeno per un anno, ma potrebbe per assurdo durare, cioè restare in carica fino alla fine della legislatura. Ma voi ve lo immaginate un governo PD, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle? Il centrodestra arriverebbe al 70% dei consensi, anche perché c'è da fare la manovra e servono soldi e quindi quella che si prospetta è una bella manovra, lacrime e sangue. Ma poi come si fa? A me viene il volta stomaco a commentare i comportamenti vergognosi dei nostri politici, tutti, nessuno escluso. Salvini ha sempre detto che voleva far durare questo governo per 5 anni e poi lo ha fatto cadere nel momento peggiore che si potesse immaginare. Questa cosa è talmente assurda che sembra quasi che lo abbia fatto apposta. Il PD ha invocato fino a ieri la caduta del governo e nuove elezioni, mentre oggi un Renzi sbavante si pone come l'ago della bilancia e non vede l'ora
di mettere le mani sul governo. I 5 Stelle, come ben evidenziato da Francesco Amodeo nel suo appello, non sono più il movimento dei vaffadei ai politici, del no euro, dell'eliminazione del fiscal compact, della lotta alle banche e al signoraggio, della proprietà popolare della moneta, della proprietà pubblica della Banca d'Italia e non solo, dell'informazione sulla rete. I 5 Stelle sono diventati un partito come tutti gli altri. Si sono istituzionalizzati, incravattati, firmano contratti, stringono le mani sporche di sangue dei membri della finanza speculativa, vanno a braccetto con i partiti ultraeuropeisti, votano von der Leyen e danno parole tenere verso la Merkel, hanno ceduto ai ricatti delle case farmaceutiche. Ormai il Movimento 5 Stelle cala le candidature dall'alto, molti attivisti se ne sono andati, altri sono stati allontanati, alcuni proprio perché onesti e quindi scomodi, altri semplicemente perché antisistema. Questo Movimento 5 Stelle può sedersi tranquillamente al tavolo con Renzi, ma perderà ulteriori consensi e molti attivisti. Rimandare il voto gli si ritorcerà contro, questo è certo. Anche perché se fino a ieri litigavano con Salvini, da domani inizieranno a litigare con Renzi. Questo movimento può tranquillamente sedersi al tavolo con i parlamentari che sono saliti a bordo della Sea-Watch, con quelli che vanno a trovare gli assassini dei nostri carabinieri, che baciano mani e piedi a Macron e all'Unione Europea. Fico, per esempio, si troverebbe benissimo, ma poi è incredibile, proprio Renzi, che per i 5 Stelle e per Di Maio è sempre stato il male assoluto, esattamente come l'euro e l'Unione Europea, che oggi invece i 5 Stelle adorano. Un governo retto da PD, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle è al momento l'ipotesi più probabile, ma considerate le distanze e divergenze di vedute di questi partiti, non è detto che riescano a mettere insieme un'intesa forte e duratura. E se questa intesa non si dovesse trovare, allora Mattarella dovrebbe nominare un governo con il solo compito di traghettare il paese verso nuove elezioni, che in quel caso potrebbero essere indette anche ad ottobre. Poi un'ultima cosa che mi sono sempre dimenticato di dire. Se Conte fosse stato una persona seria, si sarebbe dimesso immediatamente dopo essere stato sfiduciato dalla Lega, magari dando la sua disponibilità ad un Conte bis eventualmente, ma si sarebbe comunque dovuto dimettere. Comunque forse in tutto questo si può trovare qualcosa di buono. Tutti i politici ormai hanno gettato la maschera e molti cittadini lo hanno capito e sono nauseati di questi personaggi, di questi nostri politici. E come abbiamo visto, con ogni probabilità non si andrà alle elezioni prima di un anno. Quindi c'è il tempo, anche se poco, per dare vita e promuovere un movimento apartitico per l'Italia Exit, che in questo momento di nulla politico potrebbe crescere molto rapidamente. Il 12 di ottobre ci sarà a Roma una grande manifestazione proprio per l'Italia Exit e, come si suol dire, la speranza è l'ultima a morire. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio.